Ben ritrovati amici di Stelle nello Sport, appuntamento numero 20 con il nostro viaggio tra le eccellenze dello sport in Liguria. Siamo ufficialmente decollati. Le votazioni per gli sportivi dell'anno si sono aperte lunedì scorso online sul nostro sito www.stellenellosport.com. Potete accedere semplicemente con il vostro social account di Facebook, di Twitter o di qualsiasi altro social network. Votare è semplicissimo, lo potete fare in tutte e sette le categorie, lo storico derby rosso-blu cerchiato, piuttosto che le categorie big in campo maschile e femminile, gli junior che dovete ricordare hanno come unica specifica quella di essere in età tra i 14 e i 18 anni, oppure i green, bimbi e bimbe under 14. C'è poi la classifica dedicata alle società sportive, saranno ben 10 quelle che alla fine potranno esultare non solo per la grande vetrina e passerella del galà di Stelle nello Sport, ma anche e soprattutto per i premi e i bonus che saranno a loro dedicati. Un progetto dunque che per la 15ª volta è decollato con una grande presentazione, ma anche con una grande cena di gala che si è tenuta ieri sera alle cisterne di Palazzo Ducale con il COTA dell'imprenditoria, delle istituzioni e del mondo sportivo ligure. Davvero una grande festa. Noi continuiamo a conoscere con Marco Callai quella che sarà la stagione 2014 di tante stelle che sono state al nostro fianco in occasione del lancio. Ai microfoni di Marco Callai, le stelle nello sport. Edoardo Stocchino, Stelle nello Sport ti conosce davvero molto bene perché sei stato uno dei premiati, mi sembra circa un paio d'anni fa, nel 2012. E da lì in avanti la tua carriera nel nuoto di fondo azzurro come è proseguita? Beh, è proseguita bene, molto bene, sono entrato in Fiamme Oro, che questo è importante, mi permette di allenarmi in maniera tranquilla a casa e con loro a Napoli, quindi questo è già un passo positivo. Poi mi sono specializzato principalmente sulle gare di Coppa del Mondo, lunghe distanze, dove sto ottenendo degli ottimi risultati, sono stati anni validi. Lunghe, diciamo lunghissime distanze, perché in Sud America insomma veramente hai affrontato prove massacranti. Sì, quest'anno è partito bene perché prima tappa di Coppa del Mondo, 57 km, una delle più lunghe in un fiume in Sud America, l'ho conclusa al secondo posto. Direi che è stato un ottimo inizio dell'anno, il migliore fino adesso. Possiamo dire che questi risultati sono anche un po' una questione d'ambiente, perché allenarsi in una società dove ci sono Luca Baldini, Filippo Tassara, senz'altro gli influssi sono positivi. Beh, sicuramente con un Luca Baldini e un Filippo Tassara gli stimoli sono tanti, perché comunque da loro hanno tanta esperienza. Luca ha fatto degli ottimi risultati, è stato campione del mondo, quindi lui ha esperienza ed è stato allenato da Filippo. E grazie a lui io sono riuscito a emergere positivamente in questo sport. Alberto Boretti, ma che grande risultato hai ottenuto ad Ancona, un quarto posto nei 60 a livello assoluto indoor, ma te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo questo risultato e devo dire che sono molto soddisfatto. E c'erano molti atleti accreditati di livello nazionale molto più forti di me. Questo risultato è arrivato dopo una batteria in mattinata chiusa in 6.84, il mio personale, e che mi ha portato ad accedere alla finale, e poi in finale è andata bene, quarto posto, e peccato per il podio, però va già bene così. Eh sì, il quarto posto porta in sé comunque sempre un pizzico di amarezza, però al cospetto dei grandi dell'atletica nella velocità vuol dire veramente essersi impegnati a fondo ed aver ottenuto un traguardo importante. Sì, sì, senza dubbio, tanto allenamento che porta ad avere appunto questi risultati e si prova a migliorarsi ogni volta, sperando appunto in cose più importanti, in traguardi tipo nazionali. Quando hai iniziato a fare atletica leggera e perché soprattutto hai scelto questo sport? Io non ho iniziato prestissimo, ho iniziato che ero primo anno allievo, ho iniziato perché mio padre praticava già questo sport, quindi sono cosiddetto figlio d'arte, e è una passione che ho avuto sempre fin da piccolo
e è quella che mi spinge a continuare e che altro dire, è il sport più bello del mondo. Fai parte di una squadra molto affiatata, il CUS Genova Atletica, che davvero ad Ancona, anche con Samuele De Varti e anche in parte con Simone Calcagno, ha ottenuto buoni risultati. Sì, siamo una bella squadra, il CUS Genova, come hai detto te, Simone Calcagno, Samuele De Varti, siamo molti affiatati, ci alleniamo quando riesce insieme, stiamo anche al di fuori del campo insieme, siamo una bella squadra. Edoardo Stocchino e Alberto Boretti, due grandi campioni del nuoto e dell'atletica. Ancora con Marco Callai andiamo a conoscere altre campionesse: Bianca Laura Pelloni, canottiera del Speranza Pra, e poi per quel che riguarda spazio danza Martina Porcile, e ancora il club Scherma Rapallo con la sua giovane stella Camilla Rivano. Bianca Laura Pelloni, una domanda secca a bruciapelo, dacci due buoni motivi per votarti. Per votarmi, l'impegno che ho messo in questa stagione e diciamo che mi ha portato al Mondiale Junior, quindi a fare questa prima partecipazione in singolo soprattutto, quindi diciamo specialità difficoltosa e che non mi aspettavo assolutamente di fare. E direi per lo sport, che in Liguria ahimè non è abbastanza conosciuto o spesso non viene proprio messo sotto i riflettori, quindi può essere un buon motivo, diciamo, riportarlo. Canottaggio che tu pratichi tra l'altro in quella che è ormai lo stadio del remo, la culla del remo in Liguria, il campo di regata di Pra. Sì, io sono a Pra e diciamo che è un ottimo campo di allenamento, direi, insomma, sia per la distanza dei 2000 metri, sia per il canale di calma che permette anche di avere delle condizioni di allenamento buone per tutto l'anno, e magari chissà che possa essere negli anni a venire anche più sfruttato a livello nazionale, magari per competizioni anche diciamo dall'esterno. A livello internazionale ottimi risultati alla Coupe de la Jeunesse, poi hai partecipato anche agli europei e ai mondiali junior. Dal 2014 cosa dobbiamo aspettarci? Dal 2014 non faccio pronostici per scaramanzia, però cercherò di fare una stagione che sia al pari di quella precedente e vediamo come andrà, a partire dai meeting nazionali che ci saranno in primavera, e poi vedremo cosa avviene successivamente. Ma quante ore dedichi a questo sport giornalmente? Circa 2 ore al giorno, più i vari doppi allenamenti, quindi l'impegno è consistente, però la motivazione che mi porta a farlo è forte, quindi si può fare. Il tuo allenatore Maurizio Capocci è una buona compagnia da questo punto di vista, ti stimola parecchio. Sì, lui è il mio primo sostenitore, mi sostiene soprattutto negli allenamenti, ma anche a livello umano, perché è un compagno di vita e una guida sia in campo sportivo che all'esterno del mondo dell'allenamento e dello sport. Martina Porcile, ripartiamo dal 2013, un anno per te indimenticabile, con un titolo mondiale che a distanza di qualche mese che sapore ha? Sempre la stessa emozione quando guardo la mia medaglia che tengo dietro al letto. Purtroppo in questo momento ho avuto uno stop e infatti non potrò partecipare ai campionati italiani il prossimo weekend, però spero di riprendermi il prima possibile e di tornare a combattere. Un risultato che è frutto di un grande lavoro svolto allo spazio danza. Sì, sicuramente ci siamo allenati tanto per ottenere questo risultato e il maestro ha elaborato un piano proprio di preparazione che è partito già dall'estate, ma in realtà poi è da quando siamo entrati in palestra che ci forma, e quindi per fortuna anche come palestra siamo riusciti a ottenere buoni risultati. Ricordiamo la tua età? Ora ho 19 anni. Categoria big femminile, trofeo Villa Montallegro, ci dai un buon motivo per cui il pubblico deve votare Martina Porcile? Beh, io potrei rappresentare per tutti l'unificazione tra lo sport e la scuola, non lo so, cioè nel senso che io alla fine le due cose più importanti sono scuola e jiu-jitsu. Prossimi impegni? Prossimi impegni purtroppo i campionati italiani a cui non potrò partecipare, però poi avremo il trofeo Andrea Rola e
andrò anche in Slovenia, dove spero di disputare una buona gara ed infine di conseguire un posto per gli europei e di vincere gli europei. Camilla Rivano, allora, dopo la premiazione di Stelle nello Sport nel maggio scorso, cosa è successo? Che cosa ci siamo persi in questi mesi? Ci siamo persi tanto. Quest'anno diciamo che non è andata come doveva andare, è stato un po' un periodo di transizione, diciamo che non so cosa mi è successo, ma non ho più fatto tanto e quindi infatti quest'anno era il mio obiettivo europeo e mondiali, ma purtroppo sono riserva in Italia e quindi niente, diciamo che su questo punto di vista un po' fallito, però non è comunque finita la stagione e ci sono ancora altre gare, quindi cioè, non è ancora finita la stagione. Fioretto, che ti ha visto protagonista, medagliata agli europei, due volte vincitrice dei campionati del Mediterraneo, una Rapallo che davvero in questo settore, e citiamo anche ovviamente Benedetta Durando, ci sa fare, merito di una grande insegnante. Sì, sì, soprattutto grazie a lei, che comunque mi ha sempre sostenuta anche in questo momento brutto, comunque lei c'è sempre stata e mi ha sempre ad aiutarmi. E cioè, se non fosse per lei comunque non sarei qui, quindi cioè, grazie a lei per tutto questo lavoro che ho fatto insieme a lei anche. Quanto ti alleni, quanto tempo dedichi alla scherma? Tutti i giorni, e dalle 6 alle 8 e mezza, più o meno 8 e mezza, 9. 2014, anno in cui ti aspetti dopo la transizione buoni risultati, quali sono gli appuntamenti clou? Adesso non ce ne sono, cioè sono gli assoluti, ma se io miro praticamente agli europei e mondiali dell'anno prossimo comunque, cioè quest'anno riserva ma comunque si lavora per l'anno prossimo. Comunque quest'anno ci sono ancora gli assoluti, due prove e soprattutto fare finale assoluti che saranno ad Arcireale e spero di farli. Ci fermiamo per un attimo, la prima parte di Stelle nello Sport si ferma qui, rimanete con noi perché tra poco andiamo a vivere una grande realtà, l'abbiamo celebrata in occasione del lancio di Stelle nello Sport, il BIC Genova, gli amici del basket in carrozzina, ma parleremo anche del premio fotografico Nicali, perché quest'anno in crociera ci andrà anche chi invierà la foto che piacerà di più. Seconda parte di Stelle nello Sport, appuntamento numero 20 con il nostro magazine dedicato al meglio dello sport ligure. Con il nostro Alessandro Casu siamo andati a festeggiare la promozione in Serie 1 del basket in carrozzina a Genova. Ai nostri microfoni non solo l'assessore allo sport della regione Liguria Matteo Rossi, il presidente di BIC Genova Marco Barbagelata, ma anche coach Carbone e alcuni dei grandi protagonisti di questa società che riporta il basket in carrozzina nella massima serie. Dal basket in carrozzina al canottaggio a sedile fisso, prima però una parentesi dedicata al nostro premio fotografico. È partito anche in questo caso un'edizione importante, la seconda dedicata al premio Carlo Nicali. L'invito è rivolto a tutti, sportivi, appassionati, amanti, chi pratica sport, chi ama vederlo, chi ama soprattutto fotografarlo. Inviate fino a un massimo di 3 fotografie alla mail foto@stellenellosport.com. Parteciperete così al premio fotografico dedicato alla memoria del grande presidente del CONI Genova scomparso, Carlo Nicali. Fino al 15 aprile avete tempo per inviare le vostre foto, dopodiché ci sarà ovviamente la giuria popolare su Facebook che potrà indicare quali saranno le 20 foto più piaciute e nelle 20 foto che avranno ottenuto i maggiori like sarà una giuria di qualità presieduta dall'artista e fotografo di fama internazionale Massimo Lovati a selezionare le 3 più significative, quelle che trasmetteranno maggiore gioia, fair play, emozione, insomma 3 scatti che saranno premiati, i loro autori potranno godere di premi davvero fantastici. E allora cosa attendete? Le vostre foto di sport inviatele a foto@stellenellosport.com e noi con Marco Callai andiamo a vivere una giornata di festa, quella del canottaggio a sedile fisso. Beach
Genova in Serie A1, per lei che è presidente, è una soddisfazione enorme. Ma direi che più che una situazione è un'emozione infinita, perché siamo partiti 17 anni fa con un gruppo di amici, diciamo, piano piano siamo diventati atleti e dopo lunghi sforzi finalmente siamo riusciti a coronare un sogno. Io non pensavo mai più di poter il prossimo anno giocare contro formazioni che hanno vinto scudetti, coppe internazionali, Coppa Italia, e invece il prossimo anno andremo a confrontarci con questa realtà. Anche in un momento così difficile di crisi economica, una società con la BC Genova come affronterà la Serie A1? Porterà qualche sborso in più monetario? Allora, indubbiamente la Serie A1 è molto più impegnativa, perché avremo la necessità di rinforzare la squadra. Per quello che riguarda il discorso economico, noi abbiamo una serie di associazioni tipo il Baratron, i Lions, il Comune di Sant'Olcese anche stesso, che ci danno una grossa mano per portare avanti l'attività, e in più alcuni sponsor privati che comunque credono molto in questa squadra e in questi ragazzi, quindi diciamo in qualche modo riusciamo a fare comunque. Giocatore simbolo di questa stagione, chi è stato il simbolo della vostra impresa? Ma io direi tutti, in primis anche l'allenatore, che ha creduto in questo gruppo, ha fatto crescere tantissimo i nostri ragazzini, non so se avete visto in campo, sono tutti molto molto giovani. E poi una menzione particolare al nostro capitano comunque, che è capitano da sempre, pur con mal di schiena, ciacchi vari, cerca sempre di mettere tutta la sua esperienza al servizio dei ragazzi. Che soddisfazione, la BC Genova in Serie A1. Beh, finalmente dopo tanti anni di dura Serie B, finalmente in 4 anni abbiamo fatto un progetto e siamo risaliti dalla Serie B alla A2 e adesso finalmente in A1. Cosa ti aspetti della prossima stagione? Beh, sicuramente un campionato molto duro, ci aspettano squadre professionistiche, quindi ci dobbiamo preparare sicuramente al meglio per affrontarlo. Un campionato importante. Qual è stato il momento clou della stagione, quando avete capito che potevate davvero andare in Serie A1? Beh, diciamo che già dall'inizio stagione io ho visto i ragazzi che erano molto motivati e preparati. Dalle prime partite ho capito subito che c'erano le motivazioni giuste e la convinzione di poter dei propri mezzi. Quindi è lì che ho capito che saremmo saliti. Una promozione storica per la BC Genova. Sì, è una promozione storica. Dopo tanti anni di tra la B e la A2 siamo riusciti a raggiungere il massimo obiettivo di questa del basket in carrozzina. È stata una grossa promozione. Ve l'aspettavate ad inizio anno? Sì, abbiamo fatto una squadra che volevamo salire a tutti i costi. Sì, ce l'aspettavamo. E a chi dedicate questa meravigliosa vittoria? La vittoria penso di dedicarla a tutti i miei compagni. È una vittoria proprio collettiva della squadra e della società. Una soddisfazione per lo sport ligure avere una squadra in Serie A1. Sì, una grandissima impresa, e oggi i ragazzi hanno dimostrato quanto sono forti, quindi per noi è un motivo d'orgoglio e siamo convinti che il prossimo anno dimostreranno ancora di più quanto sono forti. Oggi è stata una bellissima partita anche dal punto di vista tecnico, e quindi noi ci siamo e cercheremo di dare una mano anche dal punto di vista impiantistico per adeguare la palestra alla Serie A1. Questo serve anche per dare spazio e sponsor ad uno sport che spesso se ne parla poco. Sì, sicuramente, ma lo sport per diversamente abili sicuramente ha degli spazi di crescita, perché è bello da vedere, e invito i ragazzi che hanno disabilità ad avvicinarsi al mondo dello sport, perché sicuramente riesce a dare quegli obiettivi e quelle aspettative che magari uno potrebbe anche aver perso. Presidente Gobbi, ancora una volta a Genova l'occasione per lanciare la nuova stagione, ma soprattutto ancora per premiare chi si è distinto nel 2013. Sì, è la nostra festa tradizionale di chiusura-apertura. Ci piace chiudere premiando chi è stato protagonista nella passata stagione 2013 e lanciare il nostro ricco
calendario del 2014. Un calendario davvero ricchissimo, con tanti appuntamenti, in copertina tre campionati italiani e una Coppa Europa. Sì, il mese di settembre sarà un mese splendido per noi, perché aumentano le nostre specialità, abbiamo tre campionati italiani con diversi tipi di imbarcazione, uno sul lago di Corgeno, uno sul mare a Livorno e uno sul lago di Garda, che è una primizia a Garda proprio, vicino in provincia di Verona, e poi la Coppa Europa in chiusura del mese a Savona. L'attività a livello giovanile, come sta il movimento? Sta evolvendo molto bene, perché ogni anno aumentiamo secondo le nostre possibilità di un 10-20%, e quindi per noi è tantissimo ed è bello vedere dei giovani che si avvicinano a questa splendida specialità. In chiusura poi, tra l'altro, oltre alla Coppa Europa, l'attività internazionale vivrà un altro momento con i migliori talenti della federazione all'estero. Sì, stiamo organizzandoci, l'Inghilterra o il Galles non abbiamo ancora deciso dove andare, ma ci vogliono tutti. Roberto Moscatelli, un 2013 indimenticabile per l'Urania, celebrato qui all'Hotel Bristol, ben tre successi nelle classifiche per atleti e il primo posto nel Gozzo. Sì, è un'annata indimenticabile, speriamo di riuscire a replicare. Difficile, perché quest'anno siamo stati, devo dire, veramente una squadra forte. I ragazzi sono stati bravi, hanno seguito bene tutto quanto, gli allenamenti, hanno preparato bene tutte le gare e abbiamo avuto degli ottimi risultati. E anche la dirigenza della mia società è soddisfatta. Atleti che sono cresciuti molto bene con voi. Parliamo di Alberto Capurro, di Ivan Dante, di Ilaria Bavazzano e poi dietro tanti altri giovani che stanno venendo fuori. Sì, l'importante è proprio questo, avere degli atleti, diciamo, che tirano un po' la squadra, perché abbiamo quei 3-4 ragazzi molto forti che danno anche morale agli altri per crescere, e effettivamente funziona, perché i ragazzi stanno crescendo e stanno andando dietro e prendo come esempio questi ragazzi qua. La stagione 2014 cosa vi riserverà? Presto dirlo, i ragazzi, i numeri ci sono, siamo in tanti, siamo partiti in tanti, abbiamo un sacco di ragazzi giovani, che è quello che ci tengo, e piano piano vediamo dalle prime gare cosa riusciremo a fare. Comunque speriamo, sarebbe bello già riuscire a replicare. Come dirigente della Lega Navale di Chiavari e Lavagna, è già pronto il calendario degli appuntamenti che organizzerete nel 2014? Sì, ce l'ho anche abbastanza freschi in mente, perché ieri sera abbiamo avuto l'assemblea dei soci, quindi l'abbiamo illustrato. Come cultura avremo il 12 maggio l'iniziativa Gente di Mare, con cui partecipano dei ragazzi delle scuole di Chiavari e Lavagna, sono circa 400 ragazzi. Poi ci sarà nuovamente il ciclo di conferenze Uomini e Navi, che sarà articolato fra quest'anno e il prossimo anno in 12 conferenze. E poi stiamo organizzando le nostre gare di canottaggio e di vela, che si svolgeranno nelle acque di Chiavari, come il trofeo di fireball e di vela, e la 500 metri sprint per i ragazzi di canottaggio e la canottaggio per tutti per i ragazzi disabili. Su quanti atleti può contare la Lega Navale di Chiavari e Lavagna in tutte le sue discipline? Beh, attualmente li ho potuti contare, perché prima di venire qui sono usciti in barca, beati loro, ed erano una trentina, sono 29 per essere precisi, più gli istruttori federali che li stanno seguendo. Per quanto riguarda il canottaggio, per quanto riguarda la vela, sono una decina di ragazzi e poi distribuiti nelle varie categorie gli adulti. Rimaniamo in mare, ma per parlare di vela, e lo facciamo con Franco Noceti, storico Deus Ex Machina dell'invernale del Tiguglio, il più importante dei campionati invernali di vela in Liguria. Marco Callai traccia insieme a Franco Noceti un bilancio di un'edizione ancora una volta ricca di emozioni e dai grandi numeri. Poi torniamo a Genova, dove con gli amici del circolo US4 e in particolare col DS Carlo Massone andiamo a conoscere quelli che saranno gli eventi e le attività di questo storico circolo del Levante genovese. La vela con Stelle Nello Sport. La vela ormai non ha più stagioni, si va in mare tutto l'anno, finito il prima zona Winter Contest, iniziano tanti appuntamenti. Uno dei circoli assolutamente più attivi è l'Unione Sportiva Quarto, tanti appuntamenti, corsi per adulti, per giovani e poi le regate storiche. Vediamo di fare, come dire, una fotografia di quello che sarà per voi il 2014. Sì, noi iniziamo
tra pochi giorni il corso degli adulti, abbiamo il perfezionamento e l'inizio dei corsi proprio per adulti. Successivamente avremo le regate di aprile, il trofeo Massimo Riso, trofeo Challenge per gli Ottimis, sabato pomeriggio e domenica. Quindi questa è una regata molto importante per noi. E successivamente inizieranno i corsi estivi per i ragazzi, che quest'anno vorremmo fare dal mattino alle 8:30 alle 12:30, i ragazzi mangiano al circolo, e continuare sino alla sera alle 5:30, anche perché pensiamo che alle famiglie possa essere un aiuto. Abbiamo fatto dei prezzi anche competitivi per riuscire ad avere tanti ragazzi e sperare anche di avere successivamente dei ragazzi da avviarli attività proprio velica a livello nazionale, zonale, eccetera. Avete l'impianto sportivo più bello del mondo, il mare, lo fate vivere in modo speciale a ragazzi che vengono all'Unione Sportiva Quarto, anche a ragazzi speciali, con un progetto molto importante che state preparando il Comune di Genova, insomma, porterà da voi alcuni ragazzi che nel mare troveranno un amico straordinario. Sì, abbiamo avuto degli incontri con i rappresentanti del Comune, dovremo iniziare il mese prossimo, cioè aprile, questi corsi con dei ragazzi delle scuole. Pensiamo che saranno il primo periodo una 23 ragazzi che verranno 4 giorni alla settimana e avranno delle uscite quotidiane con corsi di attività in mare, a livello proprio così in nautico, e poi avranno l'attività in terra che faranno dei simulatori. Noi stiamo studiando anche un simulatore per poter a sti ragazzi insegnare come devono stare in barca. Franco Nocetti, si è concluso il 38esimo invernale Golfo del Tiguglio, ancora un grande successo, 11 prove disputate e quindi la soddisfazione ancora una volta di aver dimostrato che in queste acque si gareggia e anche tanto e anche bene. Ma sì, ci vuole anche un po' di fortuna, però noi oltre alla fortuna crediamo di gestire questo tipo di manifestazioni in un periodo che è l'inverno, molto difficile per tutte le perturbazioni che si alternano, però comunque abbiamo appunto svolto 11 prove, questa di oggi è la 11esima, e so che nelle altre, diciamo, campi di regata non sono riusciti a fare tante prove. Ripeto, tanta anche fortuna ma anche un pochino di esperienza. Noi siamo al 38esimo campionato invernale e credo di poter dire che di esperienza un po' l'abbiamo fatta. Hanno vinto i migliori? Eh beh sì, sempre, i migliori vincono sempre. I pronostici erano praticamente indovinati tutti, c'è stata comunque sempre un po' di competizione, anzi tanta, però alla fine i migliori vincono. Facendo tante prove c'è la possibilità di fare due scarti, cioè scartarne due, e allora lì veramente i più bravi vengono fuori, perché anche se hanno avuto la sfortuna di conseguire un risultato negativo lo possono scartare, quindi certamente per loro è meglio. Le novità della 39esima edizione sono già pronte? Sì, l'anno prossimo faremo dei grossi cambiamenti, sarà articolato sempre sui 4 mesi, però concentriamo 2 weekend nel mese di novembre, sabato e domenica, e 2 weekend nel mese di febbraio. Lasciamo liberi dicembre e gennaio, che è veramente brutto. Abbiamo inseriremo qualche classe nuova, classe che non prevede nessun tipo di certificato, sarà propedeutica a chi vuole iniziare a provare a gestire la propria barca anche sui campi di regata. E col vento in poppa chiudiamo questo appuntamento numero 20 con il nostro viaggio tra le eccellenze dello sport in Liguria, viaggio che continua, lo sapete, tutti i giorni sul nostro sito www.liguriasport.com per conoscere tutte le news di sport aggiornate in tempo reale, e ricordatevi di votare per le vostre stelle, i vostri campioni sul portale stellenellosport.com e ogni giovedì con il coupon pubblicato sul secolo XIX. Tra una settimana noi ci ritroviamo qui su Primo Canale Sport.